Torna a sorridere la Libertas Eraclea. Gli ionici superano per 6-2 il quotato cireale, riprendendo la corsa verso l'obiettivo salvezza e salutando con una vittoria il ritorno al Palaercole di mister Angelo Bommino. Una gara molto equilibrata, soprattutto nel primo tempo, con gli ionici un po' sciuponi e i siciliani pungenti nelle veloci ripartenze. Nella ripresa, dopo aver subito il gol del pareggio, la Libertas mostra grande maturità, riprendendo in mano il match e costruendo la vittoria che passa nei piedi di Patrick Di Pinto, autore di una tripletta. La gara si apre subito con i padroni di casa in avanti. Poco dopo l'avvio della partita, Zancanaro centra il palo. La replica della cireale è secca e velenosa. L'insidioso diagonale di Musumeci si infila alle spalle di Taibi e porta i siciliani in vantaggio ad appena un minuto dall'inizio del match. La reazione della Libertas è immediata. Sotto rete Rispoli ha diverse palle preziose per portare in vantaggio i lucani, ma la porta sembra strecata. Dall'altro lato gli ospiti premono e impegnano in più occasioni l'estremo difensore rossonero. Al nono i padroni di casa trovano finalmente la via del gol grazie a Bavaresco, che raccoglie il tiro della bandierina di Bassani e supera tutti, riportando la gara in parità. La cireale non si fa intimorire. Al dodicesimo il tiro di Musumeci si infrange sulla traversa, ma passano pochi secondi ed è l'Eraclea a trovare nuovamente l'occasione giusta grazie a Zancanaro, ancora una volta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'ultimo brivido della prima frazione è di nuovo per i padroni di casa, con Rispoli che manda la palla di poco al lato. I primi minuti della ripresa sono molto equilibrati. Al terzo la cireale con Messina a cercare il tocco a sorpresa sotto porta, ma la sfera rotola fuori. La doccia fredda per la Libertas arriva però al nono grazie all'acrobazia di Pagano, che parte di nuovo il match in parità. Tutto da rifare, ma come già accaduto in precedenza, il quintetto rossonero non perde la concentrazione e continua il salsalto alla porta avversaria, che dà i suoi frutti al quindicesimo grazie all'intuizione di Di Pinto, magistrale servito da Bassani. L'11 metta Pontino replica un minuto e mezzo dopo con un gran gol. Per poi siglare una personalissima tripletta a 13 secondi dalla fine. Ma la gara non è ancora finita. Sfruttando il vuoto lasciato dal portiere di movimento, Bavaresco prova a sorprendere tutti con la botta dalla distanza, che termina puntualmente in rete. Matura così il 6-2 del match. Con questo risultato la Libertas Eraclea riprende il cammino in classifica, supera proprio la cireale e raggiunge quota 13 punti a ridosso della zona playoff. A fine gara i commenti di mister Bommino e di mister Samperi, del direttore sportivo di Libertas Leonardo Todaro e di Patrick Di Pinto. Lo sapevamo che comunque c'era da soffrire, perché con una squadra che fa un ottimo futsal, forse fra le migliori squadre nel giocare questo sport in Italia, parlo della nostra categoria, quindi era difficile comunque anche l'approccio, venivamo da una sconfitta, quindi i ragazzi dovevano cercare quella convinzione, la voglia c'era, la determinazione c'era, bastava trovare il filone giusto, ecco, e trovare il gol, e poi ci siamo riusciti e ci siamo anche sbloccati. Una tripletta, vabbè, abbiamo perso il conto, comunque ho ritrovato praticamente il dipinto che avevo lasciato, quindi voglioso, pungente, ed è quello che voglio io. Magari a volte ha delle amnesie in campo, però magari con gli allenamenti, con la continuità, cercheremo di annullare anche quello. Diciamo che l'avevo lasciato bene, quindi sono ritornato e mi sono trovato comunque bene. È stato un ottimo ritorno con questa vittoria in casa, quindi massima soddisfazione da parte mia e anche per la prestazione dei ragazzi, che sono stati encomiabili oggi. I nostri avversari erano più in palla di noi, ci hanno messo in difficoltà con le palle inattive, con i calci d'angoli, infatti hanno fatto 3 gol proprio da lì e poi noi non abbiamo saputo reagire allo svantaggio. Complimenti a loro che hanno fatto veramente una grande partita. Facciamo della velocità la nostra arma, però che oggi non abbiamo saputo sfruttare. La prossima siamo in casa col Catanzaro, sì, un'altra gara abbastanza tosta, speriamo di fare questi 3 punti che per noi sono fondamentali in ottica salvezza. È stata una partita molto combattuta, la cireale sul palleggio, un'ottima squadra, la conosciamo, io la temevo tanto, sia come ritmo che riesce a tenere tutta la partita, come qualità dei giocatori, allenatore molto bravo, Samperi. La temevo tanto, la partita oggi abbiamo giocato molto bene, anche in fase di non possesso, e sia in fase di possesso siamo migliorati tanto, abbiamo giocato quei 10 metri in più che è importante,
per stare più tranquilli. Potevamo fare qualche gol in più, però alla fine va dato un plauso alla squadra perché ha tenuto bene il campo, ha avuto calma fino alla fine. E poi il risultato 6-2 è pure un po' troppo, diciamo, in base alla partita, però col potere di movimento siamo riusciti a sfruttare la situazione e finalmente è anche ritornato al gol Patrick, una tripletta importante che ci fa ben sperare. E andiamo avanti così, 13 punti ad oggi con il riposo già effettuato, è un grandissimo risultato per noi che dobbiamo solo salvarci e siamo contentissimi di questo. Siamo contenti per il risultato, per la vittoria, dovevamo riprendere il cammino che avevamo perso sabato scorso a Roma e sono contento per la vittoria e anche per come è arrivata, perché sono state decisive, diciamo, le mie reti. Tutti i primi tempi si giocano, l'intensità è alta e io penso che le partite la maggior parte delle volte si vengono il secondo tempo, chi è più bravo a non cedere prima metri di campo all'avversario.